Buonasera siciliani e siciliane e bentornati a questa edizione di TG Antudo. Ieri sono usciti i dati della protezione civile in merito ai tamponi effettuati nelle diverse regioni. L'occhio cade subito sull'enorme differenza che c'è tra il numero di tamponi effettuati in Veneto e quello invece effettuato in Sicilia. Considerato che il numero degli abitanti delle due regioni è pressoché uguale, la differenza è davvero enorme. In Veneto sono stati effettuati 99.941 tamponi, che equivale al 2%, mentre in Sicilia sono stati effettuati 14.758 tamponi, ovvero lo 0,2%. Bene, ovviamente questo ci consente di dire due cose. La prima è che tutte le stime e le percentuali che sono state pubblicate finora sono del tutto inattendibili. E la seconda è che evidentemente niente è stato fatto per poter aumentare il numero di tamponi in Sicilia. E in merito a questo c'è anche un approfondimento pubblicato oggi sul nostro sito. Passiamo avanti, andiamo a Palermo, dove ieri si sarebbe dovuto tenere, come ogni anno, la manifestazione in ricordo del Vespro siciliano, l'episodio più grandioso della nostra storia. Parla infatti della rivoluzione contro gli Angioini, partita da Palermo e da Corleone e poi diffusasi in tutta la Sicilia. In questo contesto, si vide anche l'istituzione delle Comunitas Sicilie, ovvero la Confederazione delle Comunità Siciliane Indipendenti. Ovviamente per cause di forza maggiore il corteo non si è potuto tenere, ma questo non ha sicuramente fermato tutti quei siciliani che hanno comunque sentito il bisogno di ricordare questo evento. Hanno infatti appeso ai loro balconi la bandiera siciliana, che finalmente è tornata a sventolare da sola, senza stare accanto a quella dell'Unione Europea oppure a quella dell'Italia. E passiamo ora a Siracusa, dove ieri nelle prime ore del mattino, fuori dal mercato generale, i commercianti si sono rifiutati di comprare per l'ennesima volta i prodotti a prezzi esorbitanti. Secondo loro, infatti, i prezzi di alcuni ortaggi sarebbero addirittura raddoppiati, proprio in funzione della situazione dettata dalla pandemia. La stessa cosa sta avvenendo con le mascherine, che adesso passano dai 2 euro ai 20-30 euro, come già era avvenuto nelle settimane scorse con l'igienizzante. Queste sono vere e proprie speculazioni odiose, ma si sa che in queste situazioni, come in quelle di guerra o di post-terremoto, gli sciacalli ci sono sempre. Allora noi diciamo segnalateceli, segnalateci venditori, aziende, marchi che fanno questo, che noi facciamo partire delle vere e proprie campagne di boicottaggio. Perché come ci sono gli sciacalli, ci sono anche le persone che si organizzano per fermarli. E anzi a questi diciamo una cosa, sicuramente questo brutto periodo passerà, ma non ci sarà sicuramente qualcuno che non si dimenticherà tutto quello che si sta facendo per ora. Con questo chiudo e vi do appuntamento a domani alle 19.